Salve, salve a tutti. Faccio questa serie di video per farvi conoscere meglio i prodotti della Fluidopet, il miglior utilizzo e le migliori dosi. Allora, parto con il kit Ultra, che è quello più, diciamo, utilizzato e quello che c'ha, diciamo, quello dove appunto i toilettatori hanno più difficoltà di esecuzione. I nostri lavori sono sempre quelli più complicati, sempre sui nodi, 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 carico i nodi, carico i nodi. Allora, il nodo, la concezione del nodo, ho creato dei prodotti con la concezione che il nodo va affrontato prima del bagno, durante il bagno e dopo il bagno. Per chi c'ha tempo, eh? Sono tre prodotti per il nodo specifico più uno shampoo, che è uno shampoo nutriente rigenerante. Allora, prima del nodo c'è questa crema, è una crema emolliente fatta di oli e burri vegetali, si chiama crema corpo ultra. Questa crema corpo ultra la si può utilizzare sia assoluta, cioè pura, e siccome quando fa freddo è un po' molto più cremosa, molto più burrosa. Eccola qua. Questa è la crema. La potete usare sia pura sul nodo e sul feltro quando sta proprio rovinato, rovinato, rovinato. La mettete pura, la mettete sul nodo, così, e la fate stare, la fate agire sui 10-15 minuti ad un posto caldo, quindi se avete la toilettatura con la zona asciugatura, zona bagno, la zona taglio, mettete questa crema, mettete tra virgolette a macerare nella zona calda. Perché? Perché gli oli e i grassi, oli, grassi e burri vegetali devono sciogliersi e penetrare nel nodo. E questo lo si fa appunto se sta proprio a un posto più caldo e se sta almeno 10 minuti addosso. E la potete usare pura, ma la potete anche usare come maschera per bagno diluita da 1 a 3 a 1 a 5 con acqua calda. Diluite, mettete un cucchiaio da minestra tipo 30-40 ml in circa mezzo litro, 600 ml di acqua, potreste mettere 500 ml di acqua per dei feltri non proprio così, voglio dire, ammassati. Quindi usate la crema corpo prima, poi come shampoo usate il 2, questo lo trovate sempre nel kit Ultra. Usate il 2, che è uno shampoo con cera di jojoba e vitamina e cheratina. E quindi serve, vi dà la detersione che vi deve dare, ma vi dà anche degli elementi attivi come la cera di jojoba che servono appunto per districare. Dopodiché c'è la famosa maschera Evolution Ultra Strong. Questa si chiama Evolution Ultra Strong. È una maschera balsamo dopo shampoo, quindi va usata. Quindi l'unità di misura è un cucchiaino da caffè, che sarebbero circa 10-15 grammi ml, un cucchiaino da caffè ogni mezzo litro d'acqua per 5 kg di peso. Quindi se viene un cane da 1 a 5 kg, da 1 a 6 kg, usate un cucchiaino di questo in mezzo litro di acqua, frullato benissimo e glielo mettete addosso dopo lo shampoo 5 minuti circa e poi risciacquate, mi raccomando. Potete anche non risciacquare benissimo, o addirittura non risciacquare proprio. Non risciacquare proprio potrebbe rimanere un po' il grasso vegetale sul pelo, non unge perché non ha siliconi. E risciacquate diciamo al 50-60%, dipende sempre dalla gravità del pelo, della situazione, che è quella della situazione. Quindi maschera ultra, fatela stare bene bene, sciacquate, abbiamo detto, vedrete che con il soffiatore caldo sul nodo, ovviamente dovete stare fortissimi sul nodo, come per magia quando si scioglie il grasso e il bullo, il nodo si apre.
Dopodiché, in finish, se vi rimane qualche altro feltrino, io uso lo spray ultra, da lontano, non da vicino, lo sprayate e col pettine poi pettinate. Non esagerate con questo, perché questo sono sempre grassi e oli vegetali. Non esagerate, perché sennò vi potrebbe rimanere un poco, tra virgolette, unto, ma sempre se ne usate poco. Usate sempre a forno spento, preferisco, perché se lo usate a forno caldo sciogliete questi grassi e poi vi rimane unto. Quindi sempre fate raffreddare l'ambiente dove state, mettete lo spray e pettinate. Ok, questo è il kit ultra che troverete sempre in offerta, tutti e quattro i componenti, se in offerta non mi ricordo.